una grande emozione, qua si parla di maraviglia a Ruvo di Puglia, stasera ce ne avete regalata una davvero straordinaria. E infatti era un sogno, come ho annunciato prima, un sogno di ritornare al paese e cantare per la mia gente. Lo sento anche ora. Ed è bello. Ho lasciato, ero piccolo, cioè piccolo, avevo 13 anni e sentivo molto la mancanza del paese, quindi degli amici, della famiglia. E allora quando ritornai un anno dissi, volevo tanto tanto ritornare e cantare, fare una festa con altri tenori, fare i tre tenori, l'idea era mia. E infatti avevamo progettato di farla a Piazza Margherita, ma poi le cose non sono andate bene e poi Angelo ha detto non ti preoccupare, ti prometto che faremo qualcosa. Allora non ci credevo, però ha mantenuto la promessa, quindi ringrazio Angelo Anselmi e come un fratello e ringrazio tutto il popolo di Ruvo, ringrazio l'orchestra, ringrazio tutti quanti che hanno collaborato in questo progetto e spero a Dio che si possa ripetere. Questa Ruvo di Puglia come l'hai ritrovata? Ruvo la trovo sempre più rinnovata, più nuova, più cambiata, però i posti storici della mia infanzia li trovo sempre uguali. E piace tanto camminare le strade e ricordare i ricordi d'infanzia. Dove sei cresciuto? Io sono nato proprio a Piazza Regina Margherita, a Arco Melodia, e quindi un giorno spero, con l'aiuto del sindaco, si possa realizzare il sogno di fare i tre tenori con una grande orchestra proprio a Piazza Regina Margherita e avere tutta la popolazione là e dare questa gioia dei talenti che esistono a tutta la popolazione. Musicalmente, che programmi hai? Quali sono gli appuntamenti per questo 2019? Beh, io adesso ritorno a New York il 27 e quando ritorno ho alcune feste private da completare e poi a febbraio parto per la Florida dove avrò molti concerti, avrò delle... In Florida ci sono tante organizzazioni italiane, farò dei... quali chiamano cena spettacolo o dei cena spettacolo da fare più festival, festival italiani all'aperto. Poi avrò 10 giorni in crociera con la Costa e andremo un grande gruppo italiano, quasi privato, dove mi esibirò sulla crociera per 10 giorni facendo canzoni pop, classiche, un po' di tutto, italiane, americane e spagnole, perché parlo pure lo spagnolo. Serata da brividi per noi che l'abbiamo vissuta da spettatore, immagino per te che sei stato uno dei grandi protagonisti. Grazie, sì, è stata veramente una serata che io non mi aspettavo, perché insomma non sono momenti tranquilli questi, perché troppi concerti, troppe cose, però la cosa che mi fa piacere è veramente esserci uniti tutti e tre e finalmente fare qualcosa anche per far conoscere che noi ci siamo. È bello questa unione tra ruvesi, perché corale, orchestra, il direttore dell'orchestra, il direttore artistico della manifestazione, voi tre, è un bel frullato di emozioni ruvesi. Certo, e Ruvo, come dicevo prima, ha una grande forza musicale che magari se qualcuno smette di coltivare il proprio orticello e si apre un po', sarebbe veramente una grande cosa, perché Ruvo merita. E ci sono tante realtà anche nascoste, che finalmente stasera qualcuno è uscito fuori, però voglio dire, da sotto ce ne sono tante. Parliamo di questa grande emozione tua personale e di quella che hai regalato al pubblico. Chi fa un determinato percorso arriva a questo traguardo volante, di certo una certa commozione la prova sicuramente, però è una bella testimonianza che dobbiamo dare a chi ci segue. Noi ci alleniamo per questo, anni e anni di studio per pochi minuti, perché un pezzo dura soltanto 4 minuti, in quei 4 minuti bisogna regalare il massimo al pubblico e stasera diciamo ce l'abbiamo fatta.
diciamo, grazie a tutti, e sono stati tutti uniti, ecco, siamo stati uniti, e quindi questa coesione, come tante note, hanno favorito questo successo. Il pubblico era in estasi, quindi è andata bene, ecco. Parliamo di te professionalmente parlando, quali sono i tuoi progetti e a cosa stai lavorando attualmente? Io ora sono impegnato a Bari, stiamo facendo La Traviata al Petruzzelli con i miei carissimi colleghi. E finito quest'anno abbiamo la stagione prossima, che si prospetta una delle migliori a livello nazionale. Poi io comunque continuo il mio percorso di studio, quindi audizioni, altri concerti, non ci si ferma mai. Mai, ecco. Però tiriamo fuori una parola importante, quella dello studio e della formazione, che in ogni settore è fondamentale e che però, se caricata di grande passione, poi porta a delle belle soddisfazioni. Sì, bisogna studiare, non stancarsi. Lo studio paga sempre, bisogna avere solo pazienza. Questa orchestra Ruvo Coro Festival è una bellissima idea. Questa è stata una serata davvero straordinaria, dove i talenti di Ruvo di Puglia li abbiamo messi tutti quanti insieme e abbiamo dimostrato che si può cominciare e continuare un percorso che avete avviato. Certo, è sempre così, la collaborazione porta sempre ottimi risultati, chiudersi nel proprio ambito, nella propria competenza è sempre un impoverimento. Questo è un esempio di grande collaborazione e di grandi risultati a livello musicale, sì, ma anche proprio di, mettiamola così, di amicizia, perché la musica ci fa diventare anche più amici, ci fa abbattere tutte quelle rivalità, piccole rivalità che poi alla fine non portano a nulla. Invece in questo caso stasera abbiamo dimostrato che l'insieme, come si suol dire, fa la forza. Serata straordinaria, di grande intensità, il modo migliore per chiudere questo Ruvo Coro Festival. Credo che tu sia proprio orgoglioso di quello, del lavoro fatto in questa annata. Non si poteva chiudere meglio di questa serata, è stata una serata veramente eccezionale, ha sorpreso anche me l'esito, perché non speravo così tanto. Un'organizzazione dura, veramente con tanti imprevisti che abbiamo risolto anche all'ultimo momento, quindi possiamo ritenerci soddisfattissimi della serata e di tutta l'edizione, la prima edizione di Ruvo Coro Festival. E abbiamo accennato prima, abbiamo un progetto prossimo, una produzione in collaborazione a Madrid con il Traetta Opera Festival e un'associazione madrilena che abbiamo già ospitato a Ruvo, quindi diciamo il nostro percorso prosegue, è già in cantiere la seconda edizione di Ruvo Coro Festival. Io ringrazio veramente tutti quelli che hanno collaborato, dall'amministrazione, la Regione Puglia, gli sponsor, ruvesi.it, tutti i giornali che si sono occupati di noi, e andremo avanti. Grazie a tutti e buon Natale a tutti. Ci stiamo chiedendo cos'è la maraviglia stasera, gli abbiamo dato una bella risposta a questa domanda. Sì, davvero una serata splendida, di grandi emozioni, da brividi, ci sono stati dei momenti davvero che credo siano, che rimarranno alla nostra memoria, una serata davvero storica per la storia della nostra musica, la musica ruvese. Tre talenti, tre tenori, Teori Sardella, Nicola Cuocci, Giovanni Mazzone, ognuno diverso dall'altro, con tre timbri, tre voci diverse, intense, una serata bellissima, una sorpresa credo per tutti quelli che hanno ascoltato, con una direzione artistica del maestro Campanale, la Michele Cantatore, la Polifonica Cantatore, un'orchestra di musicisti ruvesi, insomma musica a tutto campo, con dei ruvesi di talento ad esprimerla. Credo che non ci possa essere un modo migliore per celebrare il nostro Natale. La tua fredda stanza, guarda.